Bella ragazzi, qui Manzik e bentornati sul mio canale. Oggi signori siamo tornati su GTA 5 per parlare di un fatto che sta succedendo in tutti i canali YouTube americani, italiani, insomma in tutti, dove hanno avvistato un giocatore a giocare la beta di GTA 6. E una beta che adesso andremo a vedere se è fake oppure realtà. Intanto vi invito a lasciare un mi piace se volete altri video informativi del genere. Condividete a fine video, mi raccomando, e a fine video commentate con la vostra, quindi state incollati allo schermo e guardate tutto il video per scoprire se è veramente un fake o se veramente è la realtà. Intanto vi lascio un gameplay di sottofondo GTA, così random, ora vedrò un po' se è una gara oppure un cazzeggio in giro per Los Santos. Iniziamo subito col video. Allora, ho visto parecchi video, più che altro uno italiano e parecchi americani, dove appunto hanno avvistato un tizio che gioca alla beta di GTA 6 su PlayStation 4. Ebbene sì, molti dicono che è uscita la beta, molti dicono che sono dei tester della Rockstar che appunto testano il gioco ed è comparso in lista di qualcuno, ma facciamo un punto della situazione. Tester non possono essere perché appunto non tengono le persone a random in giro per il mondo nella lista amici, piuttosto sono account creati sul momento per testare tutto, non sono gente in giro per il mondo o qualche bambino o qualche persona che appunto gli danno l'accesso alla beta. Poi molti dicevano che appunto qualcuno aveva trovato qualche codice per la beta, ad esempio, oppure c'è in giro il gioco in beta dove appunto prenderlo per giocare, ma le versioni dei fatti sono tutte errate, perché semplicemente la beta a parere mio non esiste. Ma ora vi spiego il motivo perché non esiste. Prima di tutto, Rockstar si sta concentrando su Red Dead Redemption, mentre controlla anche GTA 5, quindi fa dei controlli ancora su GTA 5, ha intenzione di rilasciare ancora qualche veicolo, magari qualche DLC eccetera. C'erano anche dei rumors che vogliono mettere i DLC a pagamento con tipo estensioni e espansioni delle mappa eccetera, e questo qui poi si vedrà più avanti cosa si farà. Vedremo un po' se Rockstar si muoverà per questo fatto, anche perché anche un DLC a pagamento, visto che non ci guadagnano sulle shark card, colpa dei modder. E sarebbe bello, non solo perché loro vogliono guadagnare su quel momento, ma sarebbe lo stesso bello allo stesso tempo, perché alla fine come paghiamo un DLC di COD per avere altre mappe o altre armi, possiamo benissimo pagare anche un DLC di GTA e avere una mappa nuova, cioè nel senso più grande eccetera. Quindi tralasciando questo, è anche una buona idea. Quindi non credo che iniziano a perdere tempo per GTA. E poi un test va fatto più che altro quasi alla fine del gioco, non all'inizio. Ma non credo neanche che, sicuramente l'avranno iniziato, sicuro l'avranno iniziato, però non a livelli di arrivare appunto di già testarlo. Oltretutto, visto che questo qui c'ha un nome strano, poi vi lascerò uno screen appunto di questo tizio che ha provato il gioco. Come potete vedere, il nome del gioco con le lettere minuscole, con le lettere minuscole che sono la T e la A, quando in teoria tutti i giochi che siano anche non riguardanti il GTA sono tutti in maiuscole. Quindi tipo mettiamo Call of Duty, c'è la C, la O e la D maiuscola, e anche Grand Theft Auto è la G, la T e la A maiuscola. Tutti i giochi sono rinominati così, e molti dicevano che fosse fake appunto per il fatto dell'avatar che è troppo grande. Ma io questo qui sinceramente non so se l'avatar di Spyro è grande o no di suo nel PSN, non ci ho mai fatto caso. Però ve lo dico subito da ora, per l'avatar non è di certo questo il problema. Non si può dedurre se è un fake dall'avatar che è grande o piccolo. Ma ve lo dico io cos'è. Semplicemente un modder che ha una console modificata e ha questo tizio di PS4 nella lista. Il modder c'ha la PS3 modificata. Cosa fa? Lui avrà rinominato da Multiman, o più che altro avrà A, perché è sicuro 100%, siccome l'ha rinominato anche male il gioco, visto che non ha messo tutte le lettere maiuscole per essere più credibile, ha rinominato il gioco da Multiman, che sono dei passaggi basilari da fare per rinominare un gioco in modo che accompagni nella lista del tuo amico che tu stai giocando a quel gioco rinominato. Io ad esempio, per fare la bimbo minchiata tra virgolette, ho messo Grand Theft Auto Italia Edition, per fare un esempio. Ho messo una stronzata del genere, sto giocando su quello, ma alla fine è GTA 5 come
tutti ce l'hanno. Quindi ragazzi, è palesemente fake e non è stato fatto con Photoshop, non è stato fatto in altri modi, insomma non esiste una beta, ma è fake per il semplice motivo che è un modder da Multiman, che è un preview per la PS3, che appunto solo PS3 modificate possono avviare certi tra virgolette programmi detti Ombre View dalla home. Ti permette di rinominare il gioco, come ti permette di copiarlo, come ti permette di fare tante altre cose quella Ombre View. Quindi rinominando il gioco, che sono due semplici passaggi, loro entrano nell'Ombre View di Multiman e che fanno? Fanno, adesso mi ricordo se è quadrato o triangolo, vabbè mi confondo sempre, insomma esce fuori copia, rinomina, sposta eccetera, ti esce rinomina, allora lo rinominano semplicemente da play. Quindi avendo l'amico su PS4, quando l'amico apre la lista degli amici vede anche i giocatori di PS3 se ce l'ha nella lista, e quindi appunto ha visto questo qui che giocava su Grand Theft Auto 5 per PS3, però rinominato, e lui non lo sapeva, questo tizio da PS4 non lo sapeva, rinominato con appunto grazie a Multiman in GTA 6, ma soltanto il nome e basta, il gioco è sempre GTA 5. Quindi ragazzi è fake e basta. Adesso sicuramente usciranno 3545 50 milioni di miliardi di trilioni di video riguardanti questa storia della beta di GTA, perché la gente non lo sa e ci sono i creduloni, come è successo con i video del treno, treno contro treno, treno contro Rampart, treno contro Adre, treno contro Gesù Cristo, e la gente naturalmente che fa clicca big views, e quindi uscirà tante polemiche anche per questo. Però se guardate questo video evitate di aprire altri video del genere, GTA 6 beta, come avere la beta, come avere qui, come avere là, perché è un modder che della PS3 ha modificato il nome del gioco di GTA 5, o qualsiasi altro gioco, magari anche, magari sta giocando, ha rinominato Black Ops ad esempio, da Black Ops 2 l'ha messo in GTA 6 ad esempio beta, quindi non può forza essere GTA 5, magari su PS3 quello sta giocando anche, non so, a Little Big Planet, però l'ha rinominato GTA 6 beta. Quindi non credete a queste cose, è fake, boom, basta, è stato un modder, è una cosa semplice da fare perché c'è una cosa modificata, sono due passaggi in croce, magari vi metterò anche la dimostrazione se mi ricordo. E niente, per questo video direi che è tutto. Io spero di avervi chiarito le idee. Il gioco, il Grand Theft Auto 6 beta, scritto oltretutto come zampe di galline perché non l'ha scritto bene, quindi guarda, non si è fatto neanche intendere al 100%, è fake, è stato un modder, lo ripeto ancora una volta e basta. Io vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, vi invito a passare sulla sezione di iscrizione qui sotto e iscrivervi al canale se non l'avete fatto, condividete il video con i vostri creduloni amici, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.